Qui potremmo creare invece nella parte break da subito o magari dopo un po' quella che possiamo definire una open section, ok? Quindi dal momento in cui voglio rientrare nel discorso della open, comunque per creare tensione, per andare da qualche parte, perché sto cominciando ad andare da qualche parte, mi vado a riprendere invece l'altra melody, questa qui per intenderci, che fa tutto il giro che avevamo fatto, e potremmo inoltre cominciare a far salire anche questo bass synth. Ok, e qui adesso vi mostro un po' questo discorso della inversione, nel senso di cercare di concentrare tutto nella parte media dello spettro, ok? Quindi per fare questo ovviamente hai bisogno di che cosa? Di non solo di un low pass filter, ma anche di un high pass filter, ok? Perché tagli sia sotto che sopra fondamentalmente. Sotto magari tagli con l'high pass, arrivi anche a 200, 220, 250. Vedi, adesso si sente che stiamo andando da qualche parte, ok? Aiutiamo quindi anche dal punto di vista, lo stiamo facendo dal punto di vista quindi melodico, e possiamo farlo anche ovviamente dal punto di vista del sound design, ok? Quindi degli effetti, eccetera. E possiamo, se vogliamo quindi essere precisi in 8 qua, anche allungare questo discorso qui di 8, spostare il drop eventualmente qui, insomma magari se si allunga troppo, però potremmo farlo. E ovviamente dal momento in cui entro con questo, probabilmente posso rientrare anche con il basso, con tutte le note, esatto, quindi vado a riprendermi il basso con tutte le note potrei entrare anche con questo che è la parte del insomma synth. Quindi vediamo a che punto siamo. Thank you.
qua potremmo partire, quindi posso spostare tutto quello che sarebbe poi il mio drop qui. Ok, adesso vediamo questa cosa, mi sposto questo di lato perché in realtà non penso di metterlo subito. E adesso vediamo questa cosa un po' dell'inversione, quindi qua dobbiamo salire un po' con tutto, ok? Quindi anche qua, con il subbase deve salire. Come lo facciamo? Sempre con un filtro, non solo un filtro quindi passa basso, ma anche un filtro passa alto, che portiamo quindi, portiamo su, ok? Portiamo su anche intorno, come vi dicevo, anche intorno ai 200 e qualcosa anche in più, perché nella parte break andiamo quindi a svuotare la parte low, low, low e la parte alta, alta, alta. Questa cosa lo facciamo un po' dappertutto, quindi lo facciamo anche qui, su quest'altro suono. Qui nella parte drop, quindi ritorniamo con tutta la parte low e la parte alta, e invece svuotiamo un po' il centro che qui c'è anche perché c'è questo, ma fondamentalmente c'è perché stiamo concentrando tutte le frequenze al centro. È molto importante, come potete notare, è quello che sto facendo dal punto di vista delle automazioni, e questo ovviamente anche, ripeto, può essere fatto, quindi può essere registrato, quindi può essere catturata una certa spontaneità su questo fattore qui, potrebbe essere interessante.